Condivisibili, non condivisibili, è arrivato il momento di procedere
Personalmente anche io sono uno che ascolta gli interventi dei colleghi consiglieri comunali, perché guarda, alla fine è giusto riflettere un po' su tutto e trarre le proprie conseguenze. E mai come adesso condivido per intero l'intervento fatto dal consigliere Scarpelli. Non solo quando lui dice che c'è una discriminante elevata, cioè una linea di demarcazione tra maggioranza e opposizione che è la votazione al bilancio, ma io credo che c'è un'ulteriore cosa che io da opposizione apprezzo, ed è un comportamento politicamente corretto da parte della maggioranza, che fa la maggioranza, fa le proprie scelte all'interno della maggioranza e lascia all'opposizione lo spazio nelle scelte di consiglio comunale di fare le proprie scelte. Io dichiaro ufficialmente, e questo lo dico al sindaco, lo dico al consigliere Scantariello, che l'opposizione, anche se spaccata, ha fatto le sue scelte. C'è una maggioranza dell'opposizione che concederà la votazione dei due revisori. Se la scelta è solo della maggioranza, io credo che il collegio dei revisori deve avere quella di essere. Nel caso in cui invece le scelte, le votazioni e le indicazioni sono diverse, allora Luca, non c'è più un rispetto del lavoro dell'opposizione, ma c'è una maggioranza che interviene pesantemente nelle scelte dell'opposizione e soprattutto non ha una correttezza politica e un'etica politica. Grazie. Grazie consigliere. Grazie a tutti per tutto. Consigli, vici, Giordano, cortesia della...